non ha niente a che fare con la Sacra Corona Unita. Questa mafia è la quarta mafia. Oramai la Procura Nazionale Antimafia, quando parla di quarta mafia, parla della mafia di Capitanata. Questa mafia viene definita dalla Commissione Parlamentare Antimafia oramai in maniera sistematica come l'emergenza nazionale. E qual è la forza di questa mafia? Che è completamente diversa dalle altre mafie pugliesi. Io sono contento che siamo qui a parlare delle mafie di questa provincia. La forza di questa mafia è aver saputo mettere insieme quello che io definisco un binomio vincente. Hanno saputo coniugare la tradizione con la modernità. La tradizione di questa mafia è prima di tutto il familismo mafioso dell''Ndrangheta. Il Gargano negli anni 90 è stata terra che ha consentito ad alcuni importanti latitanti dell''Ndrangheta di trovare rifugio. Il familismo mafioso, qui su queste terre, vincolo di mafia e vincolo di famiglia spesso sono la stessa cosa. Sapete che queste organizzazioni non fanno le affiliazioni, non fanno i giuramenti, non fanno i battesimi, non fanno gli innalzamenti, non fanno tutte queste sceneggiate che per noi sono importanti, perché poi quando qualcuno si pente e ci racconta che quel giorno ha visto quell'affiliazione, noi la prova della partecipazione associativa ce l'abbiamo in mano. Non fanno niente di tutto questo perché non c'è nessun salto di appartenenza da fare. Far parte della famiglia mafiosa e far parte della famiglia biologica è la stessa cosa, quindi che battesimo fare? Che ripudio della mia famiglia di origine fare se siamo sempre la stessa cosa? Quindi il familismo è un elemento fortissimo. Non ci sono collaboratori di giustizia perché quando qualcuno prova a fare il grande salto la famiglia lo molla. Sono familiari che non li hanno mai seguiti. Tradizione, familismo mafioso dell''Ndrangheta, ma tradizione è anche la camorra, la ferocia spietata della camorra cutoliana. Immaginate che nel 1979 all'Hotel Florio di Lucera Cutolo voleva fare proprio qui la nuova camorra pugliese e portare, avanti quel processo espansionistico che era partito da Napoli, voleva trasferire sull'Adriatico il controllo dei traffici legati al contrabbando, ieri e oggi il traffico di droga, e toglierlo dal Tirreno dove c'erano i marsigliesi. E qual è la caratteristica della camorra cutoliana? La ferocia. Una ferocia spietata, una ferocia efferata. E noi ce l'abbiamo questa ferocia, con questa ferocia dobbiamo fare i conti. E i dati sono allucinanti. C'è stato uno studio della medicina legale di Foggia che ha accertato che il 90% dei morti di mafia garganica non hanno più il volto. Cioè queste persone devono essere uccise, ma non semplicemente uccise, devono essere cancellate. Il colpo col fucile a canne mozzo è esploso a contatto per cancellare il volto, togliere la memoria. Non mi basta toglierti la vita, devo togliere la possibilità che si ricordi. Che qualcuno si ricordi di te, la memoria, il volto, capite di che cosa stiamo parlando? La scomparsa, no? Le lupare bianche, il non restituire la salma alla famiglia, anche qui cancellare memoria, la grava di Zazzaro nel 2011, il cimitero della mafia. E purtroppo ancora una volta queste macabre scoperte passano sotto silenzio. Quindi ferocia, familismo mafioso, ferocia spregiudicata, tradizione ma anche modernità. Una mafia così salda, no? Così militare nella capacità di controllare il proprio territorio è anche mafia proiettata alla modernità. E la modernità che cos'è? È la capacità di fare rete. Queste sono mafie in dialogo, sono mafie che fanno squadra, fanno rete fra di loro. Quindi capite la capacità di fare rete, no? E tutto il discorso legato all'infiltrazione economica. Qui questa è una mafia che attacca l'economia. L'agromafia nel Foggiano è un'emergenza ancora più, allarmante della mafia stessa. Si colpisce il pomodoro, si colpisce il grano, si colpisce il vino. E abbiamo una serie di operazioni che hanno documentato tutto questo. E allora questo sistema, no? Come lo scardini? Da dove partire? La mafia
e la schiavitù del caporalato hanno un effetto devastante. L'effetto devastante è quello di isolare, no? La cultura dell'isolamento. Pensate Panunzio, c'è un passaggio della sentenza di Panunzio, che proprio racconta la solitudine di Giovanni Panunzio, no? Il grande e coraggioso eroe della resistenza civile, abbandonato da tutti. Quindi la potenza di questa mafia è nella capacità di isolare. Come si vince l'isolamento? L'isolamento si vince con la cultura dell'incontro. Ecco la legalità del noi. Nel Foggiano non abbiamo collaboratori di giustizia, ma abbiamo le donne che collaborano con la giustizia. Perché? Perché incontrano i propri figli e nella prospettiva di dare un futuro diverso al figlio fanno il grande salto e decidono di collaborare. Noi dobbiamo sviluppare questa cultura dell'incontro. La cultura dell'incontro, la cultura del noi deve diventare strategia di contrasto. E il percorso che stiamo facendo è questo. E questo percorso posso dire, come dire, con grandissima soddisfazione, che nel corso del tempo si è fatto sempre più ricco, questo noi si è fatto sempre più grande, i compagni di viaggio sono cresciuti e ci si tiene tutti sempre più per mano e i successi sono davanti agli occhi di tutti, ma non è tanto quello che conta il successo giudiziario, che come vedete avviene sempre più significativamente e sempre più tempestivamente, quello che conta è che cresce questa consapevolezza che questo fenomeno così devastante lo possiamo affrontare, lo dobbiamo affrontare, ma per fare questo dobbiamo farlo tutti insieme. L'esperienza che io mi porto a casa è quella di Vieste, dove abbiamo avuto, stiamo avendo momenti difficilissimi, ma dove c'è stato, per un periodo particolare, una vera e propria primavera che secondo me non è finita. A Vieste nel 2008-2009 c'è stato il saccheggio mafioso di tutto, come dire, le attività turistico-ricettive, devastazioni nei campeggi, piscine, benzina buttata nelle piscine, sparatorie la sera, furti. Poi dopo un po' invito a rivolgersi ai soliti noti, quindi bigliettini, metti il guardiano, vieni da noi, rivolgiti a chi sai, quindi la solita logica del bastone della carota. Ma lì che succede a Vieste? Succede che a un certo punto, per la prima volta in queste terre, non è stato solo lo Stato apparato a dire basta, ma lo ha fatto la gente, lo hanno fatto i cittadini. Quegli imprenditori che hanno subito nello stesso momento le stesse cose, hanno deciso di guardarsi in faccia, di prendersi per mano e di dire basta, ma basta insieme. Ecco il coraggio della condivisione, no? Il coraggio della cooperazione.